Anni mi è capitato di salire sul palco scenici anche importanti, però, come dire, tornare al liceo, io ho lasciato un pezzo di cuore qui e il liceo ha lasciato un seme dentro di me che porto in giro, insomma, Carlo e Clara l'abbiamo tirato nel liceo, un po' perché il liceo ero stato un paio di mesi prima di girare Carlo e Clara, ero stato invitato sempre qui per proiettare il mio primo corto. E in quella circostanza, insomma, abbiamo parlato con i ragazzi, è stato un momento molto, molto bello. In quella circostanza ho rivisto il liceo in una veste inusuale, nuova, che era stato da poco restaurato e quindi era scintillante, era di una bellezza disarmante. Cercavo un luogo che avesse questo fascino, insomma. Mi ha affascinato a sua volta, quindi è partita, insomma, la macchina operativa. Ricordo ancora il preside all'epoca, fu un po' entusiasta, insomma, di questa proposta culturale, perché noi, diciamo, abbiamo una missione, noi che facciamo questo mestiere, di gettare il seme, insomma. E anzi, in un momento storico in cui la gente ha paura del domani, ha paura del futuro e ha smesso di stupirsi, in qualche maniera diciamo che noi abbiamo una bella responsabilità, non siamo l'artista, quello vero, ha una responsabilità, cioè deve cercare di diffondere bellezza nel mondo, perché ce n'è poca, o meglio, ce n'è tanta, però viene soffocata. Quindi Carlo e Clara è una dichiarazione d'amore alla vita, per l'importanza che ha per me la vita. Carlo e Clara è un successo anche nel liceo classico, perché ovunque sia stato proiettato la gente mi chiedeva: ma dove avete girato? È bello perché il liceo è bello, e anche l'energia che, insomma, si era diffusa questa energia, questa gioia, questa vitalità quasi contagiosa sul set, e credo che fosse anche il luogo, perché il luogo è sempre un forziere, insomma. Questa scuola è un pezzo di cuore per me, quindi, e io ho dei ricordi, c'è Matteo, un compagno di classe, ho dei ricordi incancellabile. Perché ho scelto di fare cinema? Per amore. Io ho scelto di fare cinema perché per me, allora, io sono un grandissimo appassionato di felicità, cioè io studio felicità tutti i giorni, in ogni dove, tra libri, gente, persone, sguardi, sorrisi, io cerco la felicità, e per me la felicità significa anche sbagliare con la propria testa. Quindi, diciamo, per me fare cinema significa sbagliare di testa mia, cioè avere la possibilità davvero di essere felice in questa vita, che chissà, magari se non lo sono, sia stato nelle vite precedenti, chissà se lo sarò nelle vite successive. Al più piccolo al più grande debba aspirare alla felicità, ma non intesa come uno stato di beatitudine, oppure no, come un momento di leggerezza, cioè come un dire: io voglio stare al mondo in questa maniera, cioè io sono così, seguire le proprie inclinazioni, cercare di seguire il proprio talento, di assecondarlo e nutrirsi delle proprie passioni, perché sono guai se non ci nutrissimo delle nostre passioni, sarebbe una bestemmia per chi ci ha messo al mondo. Quindi nutritevi tutti delle vostre passioni, e non lasciate che la gente vi dica
come giusto vivere, non esiste il giusto e non esiste la strada giusta e la strada sbagliata. La professoressa, io prima parlava del mio primo corto, che era una storia divina, però affrontavo il tema del libero arbitrio, perché in qualche maniera anch'io, diciamo, in passato sono stato, come dire, ho avuto un momento in cui mi sono domandato: ma destra o sinistra? Dove devo andare? Tutti capitavano. E poi ho detto, pensato, ma che senso ha fare una strada che non mi farebbe star bene? Un giorno potrei risvegliarmi e dire: ma che cosa ho fatto? Ho gettato veramente nel mare. Per poi tutto all'altro. Sempre nel mare. Perché?